una sentenza che da un lato sposa per certi versi le tesi dei ricorrenti e da un certo punto di vista dà ragione anche al comune, diciamo una sentenza salomonica, se così vogliamo dire, dato che si attesta su una posizione intermedia tra le due parti. Per il comune di Bassano è una vittoria a metà quella arrivata dal TAR sugli oneri di costruzione. Certo, il Tribunale regionale ha bocciato il ricorso di Grifone Palazzo delle Professioni, stabilendo che gli oneri per i parcheggi interrati devono essere computati all'80 e non al 60%, come conteggiati in un primo momento dal comune e poi ridefinito. Ma per parlare di una vittoria del comune, la percentuale sarebbe dovuta essere piena. Sappiamo che, come in tutti i casi di sentenze del giudice del Tribunale amministrativo, abbiamo un tot di mesi di tempo, sia da parte nostra che da parte dei ricorrenti, per tentare la via del Consiglio di Stato. La questione è ancora molto fresca e c'è da fare ogni valutazione del caso su questo tema. Per il comune di Bassano, la sentenza del TAR ha per ora l'effetto dell'arrivo di una cifra stimabile sul centinaio di migliaia di euro, ma la saga degli oneri di urbanizzazione, una battaglia di equità portata avanti da tempo anche da Rete Veneta, non è finita qui. Rimane la questione del costo di costruzione del 5% di cui abbiamo sentito parlare recentemente rispetto all'ultima legge regionale del 2015, però qui si tratta totalmente di un'altra questione che viaggia su un binario separato.